Cigele e Cisle Uil oggi in piazza, più di 200 le persone partite dalla Spezia. I motivi di questa manifestazione? Beh, i motivi sono innanzitutto in quello che è successo sabato scorso, l'assalto gravissimo, violento alla sede nazionale della CGIL, che ovviamente per quello che poi si è scoperto anche a postumi ha lasciato diciamo un grande sgomento in tutto il popolo democratico, in tutte le persone che ovviamente si riconoscono nei valori della Costituzione. È stato un attacco che parte, diciamo, e utilizza, strumentalizza un tema che c'è in questo momento, che sono i punti di vista diversi sui provvedimenti che il governo ha preso per contrastare l'emergenza sanitaria, e strumentalizzando, diciamo, questo tema si è preso d'assalto quello che è il palazzo, diciamo, simbolo della democrazia e della tutela del lavoro. Quindi noi siamo qua per dire che abbiamo sempre in questi mesi tutelato i lavoratori con il blocco dei licenziamenti, con gli ammortizzatori sociali, estendendo il diritto ai vaccini a tutti senza discriminazioni. E questo ruolo ci deve essere riconosciuto, e oltre a questo crediamo che manifestare il proprio punto di vista sia legittimo, ma non con atti di violenza e soprattutto non strumentalizzando questo momento drammatico per tutto il Paese. Si parla anche di Green Pass, questione tamponi per chi non è vaccinato o comunque è vaccinato solo in parte. La vostra posizione? Beh, la nostra posizione è chiara ed è stata chiara da subito. La scienza dice una cosa molto chiara, che o si raggiunge un numero di persone vaccinate adeguate ad evitare che si sviluppino altre varianti, o rischiamo questa epidemia di non fermarla più. Quindi noi da subito siamo a favore dell'obbligo vaccinale. La nostra carta costituzionale permette di diciamo, promuovere questo tipo di obbligo. Ovviamente stiamo provando a gestire quello che è stata una decisione del governo, una via di mezzo, diciamo, tra l'obbligo vaccinale e il niente, che è il Green Pass, che sicuramente ha, diciamo, degli aspetti contraddittori e di difficile gestione, soprattutto per, diciamo, l'esecuzione dei tamponi, ma noi siamo chiaramente ed esplicitamente a favore dei vaccini. E quindi, diciamo, il nostro impegno in questi mesi è stato proprio perché nessuna lavoratrice, nessun lavoratore venisse discriminato.